È un Frosinone scatenato quello che si sta vedendo in questi primi giorni di mercato. Dopo il ritorno in Serie A, i ciociari sono infatti pronti ad una grande campagna trasferimenti per provare a rimanere nella massima serie. Due i nomi caldi, tra gli altri, che nelle ultime ore si sono avvicinati al Frosinone: Lorenzo Criseti del Bologna e Jacopo Sala della Sampdoria. Dopo una stagione difficile con il Bologna, Krisetig è alla ricerca di riscatto ed è pronto ad una nuova avventura. Il Frosinone nelle ultime ore ha trovato un accordo con i felsinei e adesso è ad un passo dal centrocampista. Il classe 93 potrebbe trasferirsi ai ciociari già nel corso di questa settimana, con la fumata bianca che adesso è davvero vicina. Dopo i riscatti di Bardi, Krajnc, Beghetto e Cipsa e l'affare Sportiello concluso, la società giallazzurra sta mettendo a segno un altro colpo per il centrocampo, ingaggiando Lorenzo Krisetig. Oggi, infatti, è attesa la firma del centrocampista, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, ma ora di proprietà del Bologna. Ma non finisce qui, perché il Frosinone continua a trattare anche con la Sampdoria per Jacopo Sala. C'è stato un nuovo incontro tra le due dirigenze. I ciociari potrebbero sfruttare gli ottimi rapporti con i blucerchiati per chiudere l'operazione. Rispetto a Krisetig, al momento per Sala c'è però ancora distanza tra le parti. Col Genoa, invece, il club neopromosso ha avviato un discorso per il difensore Luca Rossettini.